isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Ciao. Nei piccoli paesi è ancora così. I vecchi almeno si trovano in piazza. Ma nelle città tutto è cambiato. È difficile trovare punti di riferimento. Siamo sempre di corsa. Siamo destinati a smarrirci inesorabilmente. O si può trovare una mappa nascosta? Eravamo alla ricerca dei luoghi. Dei luoghi dell'uomo. E della loro progressiva cancellazione. Possibilità o incapacità di riconoscerli. È come se in realtà fossimo un po' tutti lobotomizzati spazialmente. I luoghi non si riconoscono più per il loro significato profondo, ma si riconoscono solamente per i loro simulacri. Pensate a quanto Bruce Chatwin, lo scrittore, aveva scritto nel suo bellissimo libro sugli aborigeni d'Australia, in cui parlava dei luoghi come luoghi in cui sono depositate le voci degli antenati. E la gente del luogo, gli aborigeni, avevano una geografia immaginaria e collettiva legata non a insegne o a segnalazioni di vie o di posti, ma alla possibilità di riconoscere dentro quei luoghi della loro natura la presenza dei loro antenati, i loro stessi canti. E forse un racconto al di là della possibilità dell'uomo d'Occidente, anche se l'altra volta avevo evocato i nostri antichi monasteri. Questi antichi monasteri producevano un microcosmo che era nello stesso tempo un macrocosmo dello stesso tipo. Bene, ma qual è una, se dovessimo di nuovo trovare, l'abbiamo spesso fatto in questi nostri incontri, una metafora che racconti questa trasformazione? Allora a me viene in mente due città che rappresentano, come dire, luoghi dell'uomo, diversi tra loro. Tebe vi ricorda naturalmente l'antica Grecia, vi ricorda Sofocle, vi ricorda il tempo d'Edipo, vi ricorda il dramma d'Edipo, in cui l'uomo fa i conti con la propria colpa, fa i conti con la tragedia dell'essere uomo, fa i conti in qualche modo con il sacrificio. E poi questo dirsi tebani, che vuol dire dirsi capaci di un mondo psichico in qualche modo tormentato, se si vuole, come fu tormentato il mondo psichico tardo ottocentesco e novecentesco, in cui prese poi avvio questa grande esperienza che fu esperienza teorica, clinica, che fu la psicoanalisi. Questo uomo tormentato però riconosce di avere un paesaggio interiore, di avere un luogo interiore in cui avvengono delle cose, in cui appaiono dei personaggi in guerra tra loro a volte, ma di essere di una ricchezza, come dire, geografica interiore. Eppure questo uomo, ecco l'altro uomo, l'uomo che ho disegnato, l'uomo di Los Angeles. Los Angeles, come, che non è una Los Angeles vera, è una Los Angeles più immaginata, più cifra, insomma. E questa Los Angeles ha un uomo più disperso, un uomo più in qualche modo in una condizione di impoverimento della propria centralità, l'uomo che non sa più riconoscere la sua centralità, tant'è vero che Los Angeles è anche un luogo in cui è ben difficile riconoscere un centro, e vive nella sua policentricità, a differenza di una città italiana in cui piccolo, medio, grande, in cui quando tu ci vai e stai nella piazza hai una percezione persino corporea di essere al centro, e questo centro della città, che è poi il centro di una tradizione, diventa anche il centro di te. In una grande città, in una grande megalopoli come Los Angeles o altre, questa esperienza non l'hai più. L'esperienza diventa l'esperienza della dissipazione del luogo, dello spazio. Uno spazio indifferenziato in cui tu vivi in modo indifferenziato. Ecco, e forse dove hai l'unica possibilità di creare delle neotribù, come spesso accade, ma in cui in qualche modo la centralità che non trovi nello spazio arrischia di corrispondere a una centralità che non trovi più in te stesso.
isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili.